Tirreno Adriatica, Lido di Camaiore, 9 marzo 2021. Chilometri 156, vinta da Van Aert della team Jumbo Visma. Presentazione delle squadre. Punzonatura e partenza alle 12:30. Prova Arrivo delle squadre alla partenza. Video, foto, audio di Walter Giusti. Signore e signori, amici tutti e sportivi, buona visione. Col passiamo veloce. Bene, poi dal campione nazionale russo Ivan Rovni. Ancora un corridore russo, Denis Nekrasov. E poi dalla Repubblica Ceca, in carriera vincolata a far giro, un Amstel, un Giro di Svizzera, un Tour de Romandie, signore e signori, Roman Kreuziger. E poi due tappe al giro per il forte scalatore russo, Ilnur Zakarin. Questa è Gazprom Rosseo. Corsa di domani, edizione 2021 per la Tirreno Adriatico. Il vostro applauso per Bahrain Victorious, diretta da Miraglia, da Goran Stangeli e da Franco Pellizzotti, due ex corridori. Andiamo con la presentazione del team che prevede l'asse di partenza numero 57, atleta britannico Fred Wright, con il numero 56, ha già vinto la tappa Giro d'Italia nonostante la giovane età, ottimo cronometro, ha vinto a San Daniele del Friuli nel mese di ottobre al girone sloveno Jan Tratnik. Burgos per lo spagnolo Mikel Landa. Bahrain Victorious. Team, abbiamo anche due italiani, il primo dei quali, gara con il dorsale 177, si tratta di Davide Villenda. E poi uno spagnolo, già campione del mondo, attuale campione d'Europa su pista, Albert Torres. Che arriva dal Belgio, diretta in ammiraglia da Mario Herz e da Herman Frison, Lotto Sudal. Lotto Sudal al via con un belga Brent Van Moer, con il team della Lotto Sudal, in pista c'è anche Tosh van der Sande. Quindi un atleta che ha vinto una tappa al giro in Lombardia tra l'altro, e ex campione del mondo in pista, attenzione all'esperienza del tedesco Roger Klug. E Christoph Rudolf, attenzione al Team Phoenix. Una delle squadre più attese, con il numero 8 abbiamo al via una belga, Gianni Vermans. Quindi ancora la Belgio, Otto Vergiarte, con il numero 25 vinto la edizione della Fiandre, l'Amsterdam Race, l'anno scorso la tappa alla Tirreno Adriatico, pluricampione del mondo del ciclocross, campione europeo anche della mountain bike, campione nazionale su strada, Mathieu Van Der Poel. E poi un svizzero che deve essere di campione nazionale, che è il campione dell'Europa in carica della prova cronometro, Stefan Klünger. E poi l'altra maglia di campione nazionale, questa volta del Lussemburgo, per Kevin Gillier. E poi ancora un francese, una tappa al giro, un Lombardia, tre tappa al Tour de France, signore e signori, Timo Pino, Gruppo MSC. Grazie.
Antonio, un saluto. Ci siamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parte la Tirreno Adriatico Eolo. Che lo spettacolo abbia inizio. Partenza inedita e inusuale fornita da Giusti Walter. Signore e signori, spero che vi sia piaciuto. Arrivederci, a presto.